giubileo, perché le porte della Federmedio dopo 57 anni si sono aperte. Si sono aperte perché questa è la casa degli associati. Non potevamo fare altro che in un momento così bello come quello del Salone del Mobile, del Design Week, che la Federmedio non facesse parte di questa nuova connessione che Claudio ha pensato tra Rho e Milano. Quindi questo è il modo come ci possiamo rappresentare. Stefano ha fatto questa bellissima cosa che ci spiegherà, e poi dentro troverete la mostra, visto che parleremo anche di legno, la mostra dedicata al legno all'interno. Stefano. Allora, innanzitutto grazie mille per questa occasione. Allora, questa è una installazione che abbiamo chiamato Abbraccio Urbani, Urban Hug, e che nasce da una più grande, un po' la figlia di una installazione più grande che avevamo inaugurato nel salone 2 anni fa, che si chiamava Radura. Era anche quella fatta in legno, e l'idea era di avere degli spazi pubblici durante i giorni dei saloni, dei momenti un po' di decompressione, dove si poteva fermarsi un attimo, pensare, guardare, decidere cosa fare. E quindi, come succede in un bosco quando si entra in una radura, si è isolati, ma contemporaneamente non si perde il contatto con quello che c'è attorno. L'anno dopo abbiamo ragionato su questa idea di fare una radura un po' più piccola, lasciando lo spazio per un abbraccio, perché poi alla fine qua si entra solamente, quasi solo per abbracciarsi, e l'idea che ci sia uno spazio per gli abbracci ci piaceva molto. Piero Salvatori, che è un grandissimo violoncellista, ha composto una musica che sentite, e quando si entra per abbracciarsi il violoncello parte. Questo è tutto. Tutto questo viene rafforzato dalla luce fuori, perché non potevamo far altro che illuminare il nostro palazzo di rosso, in alternanza con la bandiera italiana, perché noi, il nostro è l'orgoglio di essere italiani, e i nostri prodotti sono tutti italiani.